L'ultimo rapporto della Caritas diocesana di Teramo Atri, relativo al 2018, ha evidenziato quanto la povertà abbia inciso notevolmente sulla popolazione teramana. La Fondazione Tercas, da sempre impegnata nel sostegno del sociale, ha pensato, in occasione delle imminenti festività natalizie, ad un aiuto diretto ed immediato a persone e famiglie in difficoltà economica. Proprio a loro saranno consegnati, in coordinamento con la Caritas diocesana, il Banco di Solidarietà Onlus, i gruppi di volontariato vincenziano e il supermercato Conad di Villa Mosca di Teramo, buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità. Saranno circa 800 i nuclei familiari che potranno avvalersi di questo dono che la Fondazione offre loro perché possano festeggiare più serenamente il Natale. Il presidente Gianfranco Mancini ringrazia tutti coloro che si sono lasciati coinvolgere, offrendo il loro volontariato e il loro prezioso contributo per garantire la migliore riuscita dell'iniziativa. La vicinanza e l'impegno a prendersi cura di chi è meno fortunato non deve venire mai meno, ha poi sottolineato il presidente Mancini, tanto più da parte della Fondazione Tercas, pur nella consapevolezza che per contrastare il problema della povertà è necessario attivare nuove politiche di welfare.